preghiamo e meditiamo i misteri della gioia. Il primo mistero ci mette davanti la scena incantevole dell'Annunciazione. L'Arcangelo Gabriele porta a Maria la più bella e impegnativa notizia. Dio ti ha scelto come madre e salvatore. E Maria risponde con tanta umiltà: eccomi, sono la serva del Signore. Da questo momento Maria diventa la più grande collaboratrice di Dio nell'opera di salvezza. Per questo San Bernardo, grande devoto di Maria, consiglia: se ti senti sballottato dai venti delle tentazioni, se sei incagliato tra gli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Pregando Maria non sbaglierai mai strada. Guardando Maria troverai sempre la forza per vincere ogni paura. Il secondo mistero della gioia ci mette davanti l'incontro tra due future mamme, Maria, madre di Gesù, Elisabetta, madre di Giovanni il Battista. Sono due mamme felici di essere mamme, felici di fare la volontà di Dio. Anche oggi ci sono mamme che si spendono generosamente per la propria famiglia e sono felici di farlo. Anche oggi ci sono mamme che spesso in silenzio fanno sacrifici enormi per tenere unita la famiglia. Anche oggi ci sono mamme che tengono accesa la lampada della fede nella famiglia, e la lampada illumina lo sposo, illumina i figli e rende più bella la vita. Ringraziamo il Signore per queste mamme. Domani è la festa della mamma. Preghiamo per le mamme, e chi ha la grazia di avere ancora accanto la mamma, domani l'abbracci e le dica: grazie mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.